C'è un nord con le primissime che resta più o meno a un livello diciamo, irraggiungibile per ora, con appunto Trento che vince, Mantova, Bolzano che rappresentano l'eccellenza ormai da anni. C'è però un sud, che, un centro-sud che inizia a mostrare degli sprazzi di attività da questo punto di vista. Oristano ormai mi sento di poter dire che insieme per esempio anche a Cosenza, che è un'altra realtà che storicamente diciamo sia Oristano che Cosenza non occupavano le primissime posizioni dei nostri studi, sono diventate invece due realtà che, proprio perché hanno iniziato a fare qualcosa di evidente, si trovano a sottolineare dei miglioramenti anche nei numeri. E questa non è una cosa secondaria, vuol dire che oltre le buone pratiche, o meglio, quando le buone pratiche si innestano stabilmente sulle politiche del fare, che poi sono appunto quelle che fanno le amministrazioni comunali, i sindaci e chi gestisce e amministra il territorio, poi le cose si vedono anche su carta, e questo deve essere indubbiamente uno sprone per gli amministratori a continuare a far bene e andare verso livelli di sostenibilità urbana alti, e per i cittadini a mantenere alta l'attenzione e lo stimolo verso i propri amministratori.